ma non fa analisi da tifoso. E io andrei sull'argomento Collini. L'argomento Collini, questo ragazzo qua, diciamo così, che sabato sera dopo la partita poteva evitarti di tante robe. Io adesso voglio proprio sentire le sue parole. Le andiamo proprio a vedere e a sentire le sue parole, perché per renderci conto, anche perché le abbiamo postate, eccetera. Quindi andiamo a sentire quello che lui ha detto e poi lo commentiamo insieme. Sono parole naturalmente, ragazzi, che hanno fatto molto discutere, tanto discutere. Ha risposto Barone, italiano, alla domanda del sottoscritto, non ha voluto rispondere ieri in conferenza stampa, dicendo semplicemente: non è più mio giocatore, non ne voglio parlare. Però adesso analizziamo tutta la questione. Allora, adesso ecco, sto prendendo le parole, così le vediamo. Lento di Santi, eh? Più lento di me, No, non sono lento, è semplicemente c'è la pubblicità che deve partire, quindi non può partire. Eccoci. marchettine. Mesi a Firenze sono stati molto. Cosa di particolare proprio alla fine della partita, in quell'abbraccio, cosa c'era in quello sguardo? Ma no, se devo essere sincero, lui è stato molto, molto umano con me da quando sono arrivato. I miei primi 6 mesi a Firenze è stato molto duro. Ho vissuto un periodo bruttissimo per me. Stavo male mentalmente, non avevo più voglia di giocare, non mi divertiva giocare a calcio. Avevo perso la passione, un po' l'ambiente che ho trovato, le persone che ho trovato lungo il mio percorso in quell'esperienza mi avevano fatto passare un po' tante cose. Ho vissuto un mio momento molto difficile. Diciamo che per me oggi essere arrivato a Napoli ho ritrovato me stesso, quindi questa è la cosa primaria. Poi se io sto bene, come so quello che posso fare in campo, e il mister prima di accogliermi come giocatore mi ha accolto come uomo. E quindi questa per me è la cosa che mi ha aiutato più di tutte, ma mi ha fatto essere sereno e a mio agio dal primo istante qua. Comunque Sì. per me gli ha detto: Mister, mi devi far giocare di più, hai capito? Sì. No, quello no, assolutamente no, No, perché metto sono parole forti inopportuno Ferrara quelle che qua, stai dicendo. cioè. Cosa è successo a Firenze? Perché non ti sentivi bene? Ma diciamo che non mi era mai capitato nella mia carriera di sentirmi preso in giro, questo mi ha dato molto fastidio e è normale. Poi è chiaro che noi abbiamo dei compiti da giocatori che siamo pagati per allenarci sempre al massimo, per rendere, però diciamo che per me il calcio è sempre stato non solo scendere in campo e allenare, ma è sempre stata la mia vita e quando non sto bene nel posto in cui sono faccio anche fatica a esprimere me stesso in campo. Altre persone sono fatte diversamente, io sono fatto così e so di che cosa ho bisogno. Quando ero a Bergamo sono stato benissimo e mi sentivo come in una famiglia e a Napoli mi sento così e quindi quando sto in questa maniera so quello che posso dare. Poi gli errori li facciamo tutti, è normale. Come Questo, ragazzi, è quello che ha detto quel fenomeno di Collino. buffone. Prima di passare anche a un paio di notizie sulla faccenda, diamo anche alcuni retroscena di questa situazione. Che ne pensate? Anzi, Scusa. cosa avete pensato quando avete ascoltato queste parole? Che è la domanda che ho fatto ieri italiano in conferenza. Cosa avete pensato quando avete visto questo video e avete ascoltato queste parole? Che è un po' confuso il signorino, è un po' confuso perché diceva le stesse cose di Bergamo quando Gasperini gli disse levati di mezzo. Però Bergamo ora è stato bene come a Napoli. Se Napoli fosse stato nono in classifica avrebbe fatto capricci anche lì perché era il secondo di Meret. È una buffonata impressionante perché le possibilità al signor Gollini a Firenze sono state date. E in campo l'abbiamo visto tutti che cosa ha fatto. Basta. Per me si potrebbe chiudere già qui perché è un buffone, punto. C'è un leggero Jack. Minchia. Chi non la pensa così? Chi dà un Io coraggio non la in più? penso così. Io non la Vai. penso così. E io penso, cioè, torno indietro. Quando Gollini non giocava nelle prime giornate, no? Tutti pensavamo, ma si fida più di Terracciano, ma Terracciano è più affidabile, è più forte. Questa è la riprova. Giocato, Gabri, ha giocato la prima, eh? Sì, ha giocato la prima con la Cremonese, poi c'era un'alternanza nelle prime 2 o 3 giornate, poi è stata fatta la scelta, Terracciano, eccetera, eccetera. Ma la scelta
abbiamo capito adesso, a distanza di mesi, che non era di natura tecnica, era bensì di natura comportamentale. E questo, secondo me, già ci dà uno spaccato. Comunque. Questo però lo stai dicendo tu, eh? No, è una mia interpretazione, ci mancherebbe altro. Sì, perché lui tecnicamente non ha staccato una partita, forse solo una con Napoli. Sì, poi il resto ha fatto papere, cioè con la Cremonese fa la papera a piglian gol, con il Riga fa la papera a piglian gol, a Bergamo, in Turchia, col Kolsivas Sport, fa dei disastri in Enagami. Con l'Istanbul Başakşehir. Sbaglia su tutti e tre i gol. Quindi, sì, ovviamente, dire che non gioca per ragioni tecniche e non aver visto le partite, capri, lui fa dei danni inenarrabili, perché lui gioca bene e non lo toglie nessuno dal campo, perché non esiste allenatore e società che non fa giocare un giocatore che porta risultati. Però da lì in avanti lui non vede più campo, e viene fuori quando lui poi dopo ha la prima occasione di parlare che insomma c'è dell'altro. Il risentimento di Italiano penso sia stato evidente anche a Cremona, sulla tua domanda era molto infastidito, quindi vuol dire che il problema non era solo tecnico, se no lui ti diceva, se poteva rispondere Italiano, guarda io non faccio giocare per scelta tecnica, appunto, cioè, e si fermava lì. Invece la risposta di Italiano, che comunque ti dice non ne voglio parlare ma è molto nervoso e agitato, secondo me nasconde che il problema non era di natura tecnica. Detto questo, io posso anche capire uno sfogo di questo genere di un ragazzo che comunque è stato preso come titolare, che non è andata bene. Ma come fai a capire uno sfogo di questo? Questo ha detto non mi hanno rispettato, ho perso la voglia. Ma ragazzi, questo ha detto delle robe di una gravità inenarrabile. Questo è stato un coglione. Oh, ma di cosa parliamo, Gabriele? Ha detto è sempre facile. Perché non giocavo. Lui però, ha detto delle robe gravissime. Ma lui ha detto, ha detto non giocavo e mi hanno preso in giro. E vabbè, no, allora, cioè, ha detto delle robe, a parte dire sono stato preso aspetta, in giro. No, allora, no, fermo, perché sennò si cambia ragionamento. Tu ora mi stai mostrando il retroscena. Tu mi hai chiesto un parere. La domanda è stata che cosa hai pensato? Io ti sto mostrando le sue parole. Le sue parole sono state: i primi sei mesi a Firenze sono stati molto duri, e quello onestamente non glielo toglie nessuno, il sono stati molto duri, ma ci sta. Poi ho vissuto un periodo bruttissimo per me, e ci può stare, uno che non giù, non avevo più voglia di giocare, tu sei un professionista, hai giocato, ti sono state date le tue opportunità, e non aver voglia di giocare lo reputo, questa è già la prima roba grave. Perché lei non è a Firenze. È la sua verità, è il suo modo di dire. Le sue parole, però non è che non ha subito mobbing a Firenze. Lui ha giocato diverse partite, non avevo più voglia di giocare, non mi divertivo a giocare a calcio. Poi avevo perso la passione per colpa dell'ambiente che ho trovato. Grave, questa roba qui, gravissima. Poi andiamo avanti. Gravissima, la gente che ho trovato quell'esperienza mi ha fatto passare la voglia. Non mi era mai capitato nella mia vita di sentirmi preso in giro. Lui ha fatto più papere che si trovano in mezzo Capisci? Ma su questo hai pienamente ragione, però torna un attimo sulle parole. Lui parla di una sua sensazione personale, di quello che lui ha provato e ha sentito. Io su questo onestamente non ci vedo niente di grave, cioè io ho pensato mi dispiace in un certo senso che sia andata male, perché a me il giocatore piaceva prima, lo sapevate tutti in estate, non è che mi rinnego, mi piaceva, mi dispiace. Lui ha avuto questa situazione, ha sofferto, è stato male, ci sta che abbia un po' di risentimento, ci sta che lui dice mi hanno preso in giro. Cioè un conto è dire lì un ragazzo intelligente quale non è Pierluigi, oltre ad essere un portiere scarso, è un po' ingenuo, questo è ingenuo, è stato ingenuo, un portiere scarso, perché questo è un portiere scarso. Questo qui ieri sabato ha detto, lui poteva dire a Firenze non giocavo, mi aspettavo di essere titolare, ho commesso degli errori, non ho giocato e mi è dispiaciuto, ho vissuto un periodo negativo. Nessuno gli avrebbe detto nulla. Lui ha detto ho trovato un ambiente che mi ha fatto perdere la voglia di giocare a calcio. L'ambiente della Fiorentina è un ambiente poi sanissimo sotto tutti i punti di vista, perché un ambiente che ti fa passare la voglia di giocare a calcio, quando tu scendi dall'aereo dalla Turchia ti prendono e ti attaccano al muro, a Gollini non gli ha rotto le scatole nessuno, perché questo qua poi deve anche imparare a parlare. E ha detto mi hanno preso in giro.
chi ci ha preso in giro è stato tu, Collini, con le tue prestazioni. Tu, caro Collini, ci hai preso in giro con le tue prestazioni, non la Fiorentina a te. Pressa poco. No, concludo, Jack, poi sì, sì. Cioè, onestamente, le sue dichiarazioni, sotto questo punto di vista, a me, diciamo, tifoso e appassionato, non mi hanno fatto né caldo né freddo. Cioè, ti dico, ah, e questo è il tuo pensiero, rimane lì. Ah, io non ho avuto sto livore, sono sincero. Poi se devo dire che l'ho avuto perché devo fare hype, lo dico, ma non è la verità. Io non ho avuto questa sensazione. Ho avuto la sensazione di un ragazzo che era in difficoltà, che si è sfogato in modo ingenuo, sciocco, e se ne prende le conseguenze. Ha chiesto scusa, avanti. No, però no. Quello che mi ha detto che le parole sono state travisate e non sono state travisate. Perché no, è ovvio che non è laureato ad Oxford, quindi è chiaro che quello che voleva esprimere l'ho espresso male. Però ti ripeto, quello che mi fa comunque pensare è che una parte di verità ce l'ha. Nel senso, lui dice, io non giocavo, mi erano state promesse altre cose e quindi c'è un problema di natura tecnica. Tutto il resto è conseguenziale, però onestamente non mi metterei a fare un processo clamoroso. Cioè, mettiamo sullo stesso piano Alessio Cerci, quando ti dice io me ne vado nel calcio che conta, onestamente a me mi ha fatto più incazzare, no, ma ti potrei riportare tante altre cose. Questo, detto la tua fidanzata. Sì, vabbè, che è la stessa cosa. Comunque, no, non è la stessa cosa. Aspetta un attimo, ma non è la stessa cosa. Vabbè. Gabri, se tu mi metti le parole della fidanzata, andiamo che va l'Atletico Madrid e passa, con tutto il rispetto, dal Milan che arrivava a quindicesimo all'Atletico Madrid che arrivava in finale di Champions League, che la sua fidanzata dice, rispondendo a qualche haters, io adesso vado nel calcio che conta, è un'altra roba. Gollini, ragazzi, Gollini, che abbiamo detto delle robe, io lo so che tu devi difendere perché ad agosto dicevi che tu essere titolare. No, ma io non devo niente. Io non sono sul libro paga di Gollini, non me ne frega un cazzo di Gollini. Io dico quello che penso. Se ti dico che queste parole a me non mi hanno fatto né caldo né freddo, mi devi credere. Cioè, no, io non mi ha fatto né caldo né freddo. C'era il tono. Non ti sto rispondendo a caldo freddo, ognuno ha le reazioni che più preferisce, ci mancherebbe tutto altro qua. Io dico che ha detto parole gravi, non puoi dire vabbè, però capisco, no, io le sue parole, ragazzi, io non le vedo così gravi. È giusto, ma lui ha mancato di rispetto allo spogliatoio, all'ambiente e una città, dicendo un ambiente non giusto. Lui ha detto che l'ambiente della Fiorentina le ha fatto passare la voce. Tu con dire l'ambiente, ho trovato un ambiente che mi ha fatto perdere la voglia di giocare a pallone. Lui manca di rispetto a stato, ma non è il primo e non sarà l'ultimo. Città. Non è il primo e non sarà l'ultimo, nel senso. Ma io che mi occupo di Fiorentina e che ho cuore la Fiorentina, quando uno dice che l'ambiente Fiorentina gli ha fatto perdere la voglia di giocare a pallone, poi tutti puoi incazzare o non incazzare, io ognuno ha una propria sensibilità, ci mancherebbe altro, ma è una roba grave. Cioè, se io domani... Cioè, io sono d'accordo con Nazario, cioè dice, ma se uno stava male a Firenze, lo può dire o sì, no? Sì, uno allora, può dire. Basta. Il problema... Però c'è il bianco e c'è il nero, calma. Uno, un conto è dire a Firenze, non stavo bene, perché non giocavo? Non mi sono trovato bene, perché non giocavo? Un conto è dire... Oh, le parole hanno un peso, zio Porco. Le parole non sono uguali, le parole hanno un peso. Dire a Firenze non mi sono trovato bene perché non giocavo è la dichiarazione di un ragazzo che non giocava, che ha fatto male, che ha fatto degli errori, che ha fatto panchina, e naturalmente esprime una sua disapprovazione verso la situazione che ha subito. Un conto è dire, con tutto il rispetto, un conto è dire ho trovato un ambiente che mi ha fatto perdere la voglia di giocare a pallone, virgola, sono stato preso in giro. Quando lui, per chi non lo sa, quando uno dice ambiente, non è il clima, cioè se c'è il sole ci sono le nuvole. Quando uno dice ambiente, si riferisce a staff tecnico, squadra, società, tifosi, città di Firenze. Sa che va male. E allora... No. Che mi ha fatto perdere la voglia di giocare a pallone. Bene, ma se tu sei depresso hai voglia di vivere. Lui, cioè, capito il punto qual è? Lui ha avuto una situazione di malessere e non aveva più voglia di giocare. Io la vedo molto umana. Poi lui è stato ingenuo, potevo usare altre parole, senz'altro. È stato umano, ti ha detto la sua verità, che poi non è la realtà dei fatti, sempre, logico, perché bisogna sentire le due campane. Lui ti ha detto la sua verità.
si è esposto e ti ha detto la sua verità. A me non mi fa né caldo né freddo, gli auguro di vincere lo scudetto, arrivederci e tanti saluti. Cioè, non ci vedo niente di che. Non ha detto i fiorentini sono un pubblico di merda, allora lì mi incazzavo, capito il punto qual è? Cioè, lui ha detto l'ambiente mi ha fatto perdere la voglia. Te uno che manca di rispetto all'ambiente fiorentina. Ma non ha mancato di rispetto, dov'è l'offesa? Però non sono paroli uguali, ma non ha offeso nessuno, dai. Gabri, non è che se uno offende ti fa incazzare, se uno non offende, io non sto contestando il tuo mi ha fatto incazzare o non mi ha fatto incazzare, perché sono tue, mi ha fatto un altro discorso, ma non dire, sono parole normali, non sono parole, nel mondo del calcio queste parole io non le ho mai sentite negli ultimi 3 anni, dimmi due, se sono normali dimmi due giocatori che hanno detto una roba del genere negli ultimi 3 anni, dimmi due, se sono normali dimmi nella storia della Fiorentina chi ha detto parole così, se è una roba normale. Le parole stesse precise, chiaramente nessuno, perché grazie a Dio siamo tutti diversi, ognuno dice un po' le parole anche in modo diverso, ma non è il primo, non sarà l'ultimo a dire una cosa del genere. È successo altre volte che un giocatore va nella squadra successiva e si sfoga. Mi viene in mente Adebayor, visto ora mi fai girare la mente, che dopo essere stato una bandiera dell'Arsenal va a Manchester City, segna a Manchester City, si attraversa tutto il campo e gli va a esultare sotto ai tifosi. E allora, cioè, è il calcio, certo, ragazzi. È il calcio. No, il tifare, l'esultare contro i tifosi l'ha fatto anche Berti, ma è una roba diversa. Un conto è avercela con i tifosi. Anche Vlahovic ride in faccia ai tifosi della Fiorentina a maggio. Ma in altri, ma se Vlahovic gli chiedi, la Fiorentina ti dice: sono stato da Dio. Poi è normale che il calcio, vabbè, ci sono gli sfottò. Quando c'è uno sfotto uno può rispondere. E se avesse detto sono stato bene, a noi ci cambiava oggettivamente qualcosa? Non avrebbe mancato di rispetto. Ma non ha mancato di rispetto. Per me non è una mancanza di rispetto. Ma ragazzi, ma oggettivo, davvero dite non stare bene in un posto è mancare di rispetto? Allora non fate la recensione o andate al ristorante. Le parole hanno non cambiare le parole di Gollini. Non è cambiare. Ha detto che l'ambiente mi ha fatto passare la voglia di giocare ed è offendere qualcuno. Ed è mancare di rispetto? Boh, ragazzi, io ho una concezione dell'italiano diversa. Per me non è mancare di rispetto. Questo è chiaro. Più che altro dovrebbe imparare a fare un pino di autocritica, perché la presentazione con la Fiorentina, ora nell'intervista che abbiamo sentito, parla che a Bergamo è stato benissimo. Quest'estate diceva che a Bergamo aveva avuto problemi soprattutto con una persona e che voleva andare via a tutti i costi. Cioè, dovrebbe più che altro imparare a fare autocritica sui suoi errori prima di valutare l'ambiente e tutto quanto. Poi per me si può anche chiudere, perché se ne è parlato anche troppo, detto tra me e voi. No, dobbiamo starci su questo, perché poi dobbiamo anche dire i retroscena che sono emersi ieri sera. Ma voglio sapere cosa ne pensa Giulia di questo, cosa ne pensa Lorenzo, Massimiliano e Mimo, tutti, e poi andiamo su quello che ho scritto io, che ho scoperto io su alcuni comportamenti di Gollini nello spogliatoio. Che ne pensate di questo? Iniziamo con Giulia. Ciao Giulia, benvenuta. Salve, buonasera. Su Gollini? Vai, sì. Allora, sono parole che sì, mi hanno fatto abbastanza arrabbiare, però vi dico la verità, non credo nemmeno sia il caso di mettere alla gogna mediatica un ragazzo, perché ha sbagliato, sicuramente magari se ne è reso conto anche lui dopo, penso, tutte le cose che gli saranno sicuramente arrivate. E quindi basta, passo oltre, sono talmente felice comunque per la vittoria, per questa continuità, che è una cosa che mi è entrata da un orecchio, sì, lì per lì mi ha fatto un po' irritare, ma subito passata. Lorenzo? Ah, innanzitutto ragazzi, buonasera. Ciao, buonasera ragazzi. A tutti, io scusate se sentite questa voce attappata, ma sono tutto... E, allora, io sinceramente penso che in generale, per chi c'ha insomma, si può avere varie opinioni sotto questa vicenda. Io sono dell'idea che comunque se te sei, diciamo, davanti a un pubblico così vasto e quindi c'hai un'attenzione mediatica così ampia, devi imparare un pochino da che sei un professionista a dosare le parole, a dosare i linguaggi, perché di sicuro sarà stato comunque un discorso fatto senza malizia, senza cattiveria, senza voler attaccare per forza qualcuno. Però io più risento questa intervista e più dico: cavolo, però lo potevi dire veramente. Se te volevi fare una cosa tranquilla, senza voler per forza
fare tira baralla, potevi dirlo in 5.000 maniere diverse e non di già come te mi dici, che a me la frase è quella che mi ha fatto più incavolare, perché poi se te guardi le prestazioni di quest'uomo, di questo ragazzo a Firenze, cioè io in primis sono il primo che mi sento dire cavolo, ma sono io che mi sento preso in giro, te ti sei sentito preso in giro, guarda io, cioè nel senso ogni prestazione che mi hai portato sul campo, che poi tu ci abbia avuto dei problemi personali, ok, però comunque tu sei un professionista, tu mi porti in campo delle prestazioni del genere e poi tu sei te che tu ti senti preso in giro, pensa io, per dire. Quindi secondo me è un ragazzo che magari dovrebbe imparare a dosare un pochino di più le parole, perché comunque sinceramente, visto come ne ha parlato, ha messo in cattiva luce Firenze, ragazzi, cioè nel senso comunque l'ambiente fiorentina, cioè io perlomeno me la sono sentita così, e poi ognuno ha la sua visione della cosa, però io sinceramente mi sono sentito, se io fossi un tifoso di un'altra squadra e avessi sentito Gollini dire una roba del genere, avrei detto, ah cazzo, ma a Firenze che ambiente di merda c'è, ambiente squadra, ambiente città, ambiente tifoseria, insomma, ecco, è la prima cosa che mi è venuta in mente, diciamo, ecco. Bravissimo, Lore, sono stato d'accordo con te. Massi? Ma parlato con uno che a Firenze non avrebbe mai voluto vedere, cioè non mi è mai piaciuto come calciatore, oggettivamente non è mai stato un buon portiere, neanche nei periodi di tempi tra virgolette d'oro dell'Atalanta. Caratterialmente ovviamente non lo conosco, perché però diciamo che pure già da quello che vediamo esternamente si capisce che non è che sia magari il tizio più affidabile, ecco, mettiamola così. Le dichiarazioni che ha fatto del sentirsi preso in giro, quello ci può stare, francamente molti calciatori lo dicono, perché magari talvolta non so se sia il suo caso, però i vari direttori sportivi per convincere i giocatori a farli venire a Firenze magari promettono mari e monti e poi alla fine questo si è visto messo in panchina, in parte lo posso pure capire, però effettivamente le dichiarazioni devi imparare, insomma, a dosare le parole, perché forse magari non è neanche sua intenzione, fatto sta che però ha tirato in ballo tutto l'ambiente, un po' come dici tu prima Flavio, ha tirato in ballo non volendo, non lo so, però ha tirato in ballo tifosi, un po' tutti. E lì è giusto pure che poi ti becchi una risposta, perché uno non è che si può prendere, non è che si può far trattare in quel modo da un calciatore, per quanto poi possono essere dichiarazioni da post partita, tutto quello che volete, però la risposta è giusta, c'è doveva essere, c'è stata da parte di Barone, condivido la risposta di Barone e finiamola qua, che non ne parlerei più, cioè. Io ragazzi su questo, poi ieri ci ho lavorato un po' su quello che insomma, su quello che è successo a Gollini all'interno della Fiorentina, quindi come lui si è comportato, e quello che insomma ho scoperto è questo qua. In pratica nello spogliatoio, dopo il primo allenamento, vi do questo retroscena, leggiamo quello che lui ha detto, poi quello commentiamo. Retroscena Gollini, a Italiano disse non posso fare mica il secondo a Terracciano, l'ho fatto a Loris. Altra roba che lui ha detto è alla fine del primo tempo di Basaksehir Fiorentina, la gara di andata al girone di Conference, che ha visto lo stesso Gollini combinare diversi disastri, il portiere entrò nello spogliatoio attaccando il resto della squadra. Oh, ma come giocate? In modo e tono totalmente dispregiativo nei confronti del resto dei compagni di squadra. Questo è quello che è successo, alcune sue frasi che lui ha detto. Io su questo vi posso dire che Gollini dopo il primo allenamento è andato da Vincenzo Italiano e gli ha detto io non posso fare il secondo a Terracciano, ho fatto il secondo a Loris. C'è questo ragazzo qua, adesso anche pensandoci ragazzi, finisce il primo allenamento, va ad Italiano e gli dice io non posso fare il secondo a Terracciano, ho fatto già il secondo a Loris, cioè mica è Loris. Cioè già in queste parole c'è mancanza di rispetto verso la squadra che ti ha appena comprato, mancanza di rispetto verso il tuo compagno di reparto, mancanza di rispetto anche verso uno staff tecnico, verso l'allenatore, come a dire io devo giocare. Sono robe gravi, ragazzi. Poi quello che è successo alla fine del primo tempo in Turchia, nello spogliatoio, che lui si rivolge in maniera anche molto sporca alla squadra, come a dire, con turno dispregiativo, come a dire, oh, ma come giocate? E poi lui, nel secondo tempo, fa dei disastri, si mette a palleggiare, una roba imbarazzante. Sono robe gravi che, secondo me, fanno anche capire che personalità era Pierluigi Gollini. C'è uno che è venuto a fare il fenomeno a Firenze.
Queste, ragazzi, io secondo me sono robe molto gravi, ma molto gravi, troppo gravi. Jack? Anche perché ha fatto il secondo anche a Sportiello, Beriscia, ha fatto il secondo a Terraciano, ha fatto il secondo a Lloris e ora fa il secondo a Meret, che l'anno scorso non era neanche il portiere titolare del Napoli. Cioè, quindi, umiltà, fratello mio, davvero. Basta. Vabbè, ammettendo che questa ricostruzione sia veritiera, io non ho dubbi, è chiaro che in quella situazione lui, e lo dico in un termine fiorentino, è una fava, cioè letteralmente una fava grossa quanto un ceppo di sequoia, e se lui ha fatto una cosa del genere, questo è ovvio ed evidente. Cioè il fatto che lui abbia fatto il secondo agli Lloris non è che lo qualifica come incensore. Però allora vi faccio una provocazione. Cioè, perché lui si è arrogato il diritto al primo allenamento di fare una cosa di questo genere? Forse perché l'italiano gli dice guarda Ciccio, ti devi giocare il posto, come è giusto che sia, e lui magari dalla società o da chi per lui ha avuto promesse diverse? Non lo so, perché mi sembra uno scriteriato, uno che arriva in una squadra e il primo giorno d'allenamento ti fa oh, bello, io un fomissimo da questo io. Boh, cioè, tutto può essere, per l'amor di Dio. Però no, no, su questo sono d'accordo, ma sicuramente qualcuno gli avrà promesso il posto da titolare. Ah, il problema è che non se ne è nemmeno guadagnato il posto da titolare. No, esatto, avrebbe fatto il secondo anche a Tatarusano, per come ha giocato, cioè, capite, quello è il problema. Più che altro perché molto cioè di sicuro c'è stato qualcosa del genere, perché mi sembra veramente folle una roba del genere, arrivare anche in una squadra dove... Tra l'altro già sei stato, quindi in realtà conosci, non è che arrivi in una dove non conosci niente, né ambiente, né nulla, e da un giorno all'altro tu dici, ma guarda, adesso fai il portiere titolare, no, mi hanno preso adesso, guarda, voi io, cioè nel senso, come fa, io sono più scarso di questo qui, cioè, e poi alla fine sul campo, io ragazzi, non mi ricordo una partita buona dei Gordini, devo essere sincero. Qualcosa è successo, sì. Ha fatto una bella partita, sì. Ok, sì. Qualcosa è successo oggettivamente, cioè è inutile negarlo. Con questo non è che voglio colpevolizzare la Fiorentina o criticare Gollini. Logico che è stata gestita male la situazione, perché lui magari è stato preso per fare il titolare, l'allenatore non era d'accordo e l'allenatore gli dice guarda, tu sarai anche più forte, ma te lo devi guadagnare, come è giusto che sia. E lui gli dice io fu messo secondo a Terracciano. Grosso errore, perché se lui esatto. Magari stava al suo posto, zitto, muto e lavorava, magari era lui il titolare di questa Fiorentina, non lo sapremo mai. Certo è che uno che arriva al primo allenamento da solo che fa una dichiarazione del genere mi sembra un po' folle. Qualcosa di pregresso ci deve essere per forza. E con questo allora Dio, anche italiano, anche se italiano giustamente ribadisco, dice una cosa, Ciccio ti devi guadagnare il posto, è perché? Perché non era il titolare di italiano. Italiano evidentemente aveva indicato altri portieri, sappiamo di Provedel, ma magari anche altri. Il punto è questo, la Fiorentina non ha preso il portiere che voleva italiano. Si è ritrovata in questa condizione per convincere comunque Gollini e per tappare una toppa, ricostruisco io, gli ha promesso qualcosa e questo è stato giusto. No, 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 su questo sono d'accordo. E meno sì, male sì. Che Terracciano, sotto questo punto di vista, è un professionista esemplare, se n'è fottuto di tutta questa situazione, ha continuato a allenarsi bene e giustamente il titolare della Fiorentina. Il titolare è lui. E comunque faccio un plauso a Barone italiano che presi tutte e due su questo fatto che è successo con Gollini. Barone ha preferito passare avanti, l'italiano non ha nemmeno risposto, hanno fatto benissimo, zero importanza. Infatti guarda, direi da bozzarla, perché tanto sì, se ne... Oddio, poi gli si dà troppa importanza alla fine la frecciata, però, dicendo certo, Firenze vuole però, i giocatori che amano la città, certo, però molto meglio poteva fare molto peggio, sì esatto, come è successo in passato. Uno, ho detto, come minimo raggancia qualcuno per collo, lo batte nel muro. Su questo, ragazzi, anche Barone poi ha parlato ieri a Dazon prima della partita, dicendo, senza andare a prendere le dichiarazioni perché poi è stata una frase, ha detto non si è comportato da professionista, quindi anche le parole che dice Barone non sono così banali. Tra l'altro io sabato sera ho scritto un pezzo nel quale ricostruisco che lui, diciamo, a Firenze fuori dal campo non ha vissuto proprio una vita da super professionista, senza poi una catena di cose, dai. bravo Gabri, una catena. Io poi su quello sono d'accordo con Gabri quando dice lui non era il preferito,
Però nel momento che arriva Italiano, con lui è stato chiaro. Nel momento che Gollini è il nuovo portiere della Fiorentina, sappiamo tutti che la Fiorentina aveva trattato Vicario, la Fiorentina ci sarebbe stata l'occasione, poteva prendere Provedel. Insomma, sappiamo che c'erano anche altri portieri in lizza. Però dal momento che questo ragazzo, Gollini, arriva a Firenze, Italiano, con lui è chiaro. C'è un'alternanza. Chi si merita, chi si guadagna il posto, gioca. E lui non se l'è guadagnato, quindi no, non c'è... Si è fatto fuori da solo. Essenzialmente sì. Gioca bene. E questo non si pone. Quindi al di là della questione giusta, che lui non era il preferito, ma una volta che arriva, il posto lo perde lui. Non lo perde l'ambiente, il dirigente, vicario. Il posto lo perde lui, poi, facendo papera a ripetizione. Ora che mi fai pensare, io ero a Moena lui il primo giorno che arriva. Per Gollini c'è stato un entusiasmo fuori dal normale. Certo, esatto, fuori dal bravo. Normale. Tantissimo bravo. Entusiasmo. Io credevo l'ufficio, fosse lui lo credevano tutti. Tant'è che l'ufficio stampa della Fiorentina, anche nelle presentazioni sul palchettino di Albiola Village con i tifosi, così, grande ritorno, uno che torna a Firenze, che c'ha la Fiorentina, che la conosce. Cioè, l'avevano pompata molto sta cosa. Quindi... diciamo il famoso ambiente sotto questo punto di vista era convinto che Gollini fosse... nemmeno la presentazione di Ribéry tra poco dai ragazzi, ma ora, quella è una roba assurda, quella è roba assurda. Anche Stajovic, quella presentazione una roba assurda, sì, il giocatore per quello che ha fatto in carriera non meritava qui. Bravo, no, Giulia, la differenza tra Jovic e Gollini, che Jovic l'entusiasmo era capibile. Prendi un giocatore dal Real Madrid. No, prendi un giocatore che ha vinto la Champions League con Real Madrid. È un giocatore che giocava, che il Real ha pagato 70 milioni di euro. Quindi l'entusiasmo per Jovic lo capisco. Gollini invece era un entusiasmo sulla fiducia, sull'entusiasmo proprio di un ritorno. Di un sul fatto che aveva già giocato a Firenze, che ha giocato la Champions League, è un giocatore che conosce l'ambiente. Sì. No, l'entusiasmo, certo, di un mercato che si stava facendo già a luglio, prima che iniziasse. Cioè, quindi esatto, eravamo tutti sbalorditi, dai, siamo sinceri. Assolutamente sì. Ma su questo, infatti, anche per quel motivo, per quanto riguardava la mia valutazione, che non frega un cazzo a nessuno, però avevo dato un voto in più alla Fiorentina per il mercato, perché la Fiorentina nel ritiro aveva la squadra fatta, escludendo Barak, che è stata un'occasione diversa, la squadra era pronta, era fatta. Gollini, Dodò, Jovic, sì, sì, e Mandragora, la squadra era pronta. Sì, quindi, sì. Piaccia o non piaccia, ma era così. Comunque, diciamo che per chiudere questo cerchio, io ora giro la cosa e dico, sono contento che la Fiorentina ha risolto la questione prendendo Sirigu, che è un portiere di esperienza e che secondo me a Cremona comunque non ha fatto male. Perché, senza spendere un euro, poi tra l'altro, ragazzi, cioè, ricordiamoci che non si è speso nulla, comunque, quindi non ci si è perso niente, fortunatamente. Perché il buon Salvatore Sirigu, come si dice sempre, il portiere che non gli arriva mai un tiro, gli arriva un tiro all'80esimo, deve fare la grande parata. E Sirigu ha fatto la parata. Quindi, bene, ieri, bene. Ieri in live... la prima cosa che tutti quanti abbiamo detto, Madonna, che cazzata che ha fatto Kereke. Riguardando il replay, ha fatto una grandissima parata, Sirigu. Tanto di cappello. Ragazzi, parliamoci chiaramente. Col Braga ha preso due gol, ha preso due euro gol. Se ci riprovano all'angolino, non scherziamo. Se ci riprovano nemmeno a pagare, ce la fanno. Contro i turchi, sì. Gollini si è preso dei gol, è roba da manicomio. Tutti e tre gol ha sbagliato. Poi il palleggio è un po' però ha sbagliato su tutti e tre i gol. Quella partita, nonostante abbiamo fatto schifo dal primo minuto fino all'ultimo, sì, quella partita dove Napoli 0-0. È andato via. Ha fatto gli errori lui. Ma sì, Sirigu a Napoli è andato via male, come Gollini è andato via male dalla Fiorentina. Gollini fa quell'uscita da cazzo di cane, Sirigu non si è permesso, anzi il giorno dopo, arrivato a Firenze, un post su Instagram di 280 ore che ringraziava tutti quanti, baci e abbracci, basta. Poi se stava male, e tanto i sassoni dalle scarpe se le leverà con chi di dovere, basta. Tanto Gollini l'anno prossimo fa il secondo da un'altra parte, nemmeno a Napoli, da un'altra parte. Quindi, il prossimo anno, come oggi ho detto a Pedullà,
che ci ha sentito al telefono per tanto tempo, gli ho detto il prossimo anno può andare a giocare in una neopromossa come la Regina, vero Domè? Un disastro, Domè. Ma nemmeno a Pedrolà è mai piaciuto Collini, credo, quindi allora io sarebbe contento. Siamo scontrati, io e Pedrolà contro Gabria a luglio, quindi... Domè. E con Zeno e poi io avevo preso un portiere e vincerò, no, scusate. Con Zeno e poi... Domè, questo ragazzi. Punto sulla... Questo fuori, punto via, sulla fuori da oggi. Dillo a me, a Gabriele, lo facciamo? Lo facciamo? Dimmi solo sì o no. Sì o no? Ma no. Cosa, Sofino? Sì o no? Dimmi solo no. Sì, no. Dimmi sì. Perché la Regina... Vai, ecco. gufo maledetto, porti tu male, porti tu male, roba da fare. A pagare l'Irpef, che ho visto ci sono alcuni problemucci con l'Irpef. No, vabbè, un discorso. Vabbè, con questo vi salutiamo. Buonanotte, perché ogni Santi che consiglia alla Regina di pagare l'IRPEF oggettivamente la barzelletta più bella del 2023. Fino avete ora. Bisogno di un commercialista? No, non vi preoccupate. Il numero è 348. Ah, no. Eccolo, Barn. No, detto questo, ragazzi, tanto il tema Collini l'abbiamo snocciolato. Rispondiamo sulle maglie.